cliente al telefono. Allora, adesso con il computer tutto a posto, però mi è rimasto un problema con la stampante. Ma, sì, mi dica. Sa, funziona perfettamente, però non stampa. Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico di fiducia. Ma non sono soltanto il vostro, ricordatevi che non ci siete solo voi, ci sono anche altri clienti. Che cosa voglio dire? Che mi fanno impazzire quelli che mi vengono in ufficio dopo un anno. Ah, senti, devo portarti il computer perché dopo che mi facesti quella modifica, adesso si è guastato di nuovo e forse va rifatta. Non te lo ricordi? Ma come? Se gliel'hai fatta tu. Sì, io non sono sicuro di ricordare che ho mangiato a colazione stamattina e secondo te dovrei ricordarmi cosa ho fatto al tuo computer l'anno scorso? Secondo me ci sono quelli convinti che avendo a che fare con i computer anche i clienti me li deframmento nel cervello. Vogliono che tu abbia un hard disk in testa e devi ricordarti ogni particolare. Che poi, chissà come mai, la loro memoria invece fa clamorosamente cilecca. Ma sì, ci avevi rimesso un paio di minuti! Che poi, quando finalmente hai il computer sotto mano, la modifica da un paio di minuti si rivela una sostituzione di scheda madre con riformattazione e reinstallazione di programmi e documenti. Ecco, sì, diciamo una modifica da un paio di giorni, altro che due minuti. Ma purtroppo questa è anche colpa di brutte abitudini. Tutti quanti sono convinti che noi tecnici informatici siamo infallibili, perfetti, a tratti forse delle divinità. Io no, per niente. Ho una lunghissima serie di difetti. Ad esempio, fumavo. Poi ho smesso perché non ricordavo più dove ho messo le sigarette. Non le ho più trovate. E credetemi, ho guardato persino su Google. Forse potrei andare oltre Google e chiedere a mamma. Ma sapeva del mio vizio. Ciao a tutti e alla prossima! Funziona perfettamente, però non stampa. Magari la usava per schiacciarci le noci.